Sant'Antonio naturalmente è uno che vive il Vangelo e lo trasmette, è un uomo di preghiera, vive il Vangelo sine glossa, proprio radicalmente. La sua vocazione nasce proprio dal sentire una frase del Vangelo: se vuoi essere perfetto, vai, vendi quello che hai, dalla ai poveri, poi vieni e seguimi. Con le celebrazioni di Sant'Antonio Abate, Carignano vuole far rivivere il borgo storico e dargli un nuovo slancio. Arrivata la sua 68ª edizione, l'evento di quest'anno si spalma su 3 giornate, il 17, 18 e 19 gennaio. L'intento del nuovo comitato di Carignano è quello di ritrovare le atmosfere di un tempo e soprattutto di guardare al futuro, ad un borgo che intende riprendere il suo posto sia storico che sociale. Il primo appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle ore 19 con la messa vespertina all'interno della chiesa Santissimi Pietro e Andrea per poi proseguire nel weekend. Avremo un evento culturale in chiesa dove padre Marzio Calletti parlerà di questa figura del santo e con Giovanni Pelosi che invece presenterà e cercherà di farci capire come questo santo sia entrato nella tradizione delle campagne. Poi la domenica si continuerà con l'iter normale della mattinata, con la messa presieduta dal vescovo Trasarti, con la processione accompagnata dalla banda cittadina, che oramai questo è un rituale, a cui seguirà la benedizione degli animali e anche la colazione contadina che verrà offerta a tutti, chiaramente offerta dal Comitato per Carignano, che quest'anno è la vera novità che noi troviamo in questa festa, perché questo comitato sicuramente è quello che ha avuto modo e si è messo a disposizione per rinnovare questa festa e per dargli appunto una nuova veste. Soddisfatta l'amministrazione comunale di Fano, che si dice vicina ad iniziative di questo genere, soprattutto per la valorizzazione dell'antico borgo. In questo caso il comitato di Carignano, insieme alla parrocchia, insieme a tutta una serie di persone che tengono a questo borgo, ci portano proprio alla riscoperta di un borgo importante, quello di Carignano, e quindi noi no, non possiamo che sostenerli nella valorizzazione di questo patrimonio importante che è la nostra città, che darà assolutamente grande valore a tutta la città.